Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di vene varicose e capillari liberi. Se siete come me soggette a questa cosa, perché sapete che c'entra anche la genetica, sarete un po' scocciate e quindi vediamo insieme come fare. Allora, per rimuoverle totalmente possiamo andare anche dal dermatologo. Esistono anche dei trattamenti non chirurgici, per esempio luce pulsata, laser. Sicuramente noi possiamo, dal canto nostro, fare attività fisica, soprattutto anche grandi camminate di mezz'ora. Questo l'avevano consigliato anche in televisione, c'era proprio un medico che parlava di questo, mi è rimasto impresso, che diceva almeno di sforzarsi di fare 30 minuti di camminata al giorno, soprattutto se siamo soggetti a gambe gonfie e a vene varicose. Io ovviamente riporto ciò che ho imparato e ciò che faccio, ma non sono competente, non sono un medico, ecco, quindi faccio quello che mi è stato detto. Evitare di stare per tante ore nella stessa posizione e soprattutto una cosa che mi aiuta molto è quella di stare a gambe in su, quindi mettermi almeno 10-20 minuti con le gambe rialzate. In questo modo do modo alla circolazione di circolare, appunto. Un'altra cosa che faccio è quella di non utilizzare più metodi di depilazione o epilazione comunque caldi col calore, e anche di fare docce calde, ma cerco sempre di tenere l'acqua tiepida oppure di fare rimedi a freddo. In questo modo evito di andare a scaldare quella che è la parte soggetta, che potrebbe essere soggetta a vena varicosa. Un'altra cosa importante secondo me, secondo quella che è la mia esperienza, è evitare cavigliere, abbigliamento troppo stretto, perché anche in questo caso, esattamente come per le smagliature, si rischia di far venire vene capillose, vene varicose e capillari. Evitare il sovrappeso, quindi mangiare comunque in salute. Io utilizzo anche degli integratori alimentari, ma anche qui per prendere degli integratori, però rivolgetevi al vostro medico di fiducia. Esistono poi delle creme che sono fatte apposta per evitare questo problema o per cercare di contrastarlo. E per esempio, le creme che contengono ippocastano, centella asiatica, sono delle creme che sono molto utili, che vi lascio qui sotto. Vi lascio proprio una pagina direttamente con tutte le creme che appunto sono per questo utilizzo, in modo tale che potete anche leggere le recensioni. Personalmente tutte le cose che contengono centella asiatica funzionano su di me personalmente, quindi non so poi su di voi, su di me funzionano, sia per vene varicose sia per smagliature. Quindi mi piace molto la centella come ingrediente, ma potete prendere una crema già pronta che contiene anche la centella, l'uva rossa, tutte queste creme che contengono ingredienti ippocastano, che sono proprio ottimi per andare a contrastare questo fenomeno. Questo è tutto, io spero di esserti stata utile. Puoi donare un caffè a un tè al canale cliccando qui sotto sul cuoricino. Ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!